Per una migliore presa in carico del paziente, essendo una malattia multidisciplinare, c'è bisogno di avere un centro che sia in grado di offrire un'ampia collaborazione fra gli specialisti. Quindi c'è la necessità di avere sul territorio questo tipo di centro, questa possibilità di avere gli diversi specialisti che possono prendere in carico il bambino, in questo caso, e naturalmente il più vicino possibile al paziente. Quindi stiamo parlando di centri multidisciplinari sul territorio, almeno uno per regione. Di conseguenza c'è la necessità che il bambino possa essere preso in carico al meglio in qualsiasi punto in cui lui si trova. Perché questo? Perché naturalmente il paziente deve essere sicuro di essere curato al meglio in qualsiasi zona in cui lui si trova. Per fare questo c'è bisogno che i centri siano collegati fra di loro, che possono crescere dal punto di vista dell'expertise e quindi di conseguenza possano crescere a seconda delle casistiche che vengono riscontrate, con la possibilità di discutere fra i vari esperti non solo del centro ma anche dei diversi centri. Sto parlando in questo caso di una rete di collegamento fra i centri stessi. C'è la necessità di poter accedere alle diverse cartelle cliniche e di conseguenza avere un registro di patologia, perché solo in questo modo noi possiamo garantire una presa in carico uniforme e fattiva su tutto il territorio. Quindi ho parlato di registro di patologia, perché con il registro di patologia allo stesso modo c'è la possibilità di alimentare la ricerca con tutta una mole di dati e quindi la necessità naturalmente di poter velocizzare anche quelle che sono le scoperte e nello stesso tempo anche la possibilità di fare quei trial necessarie per validare quelle che sono le molecole pensate per risolvere determinati problemi.